Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In settimana la prima commissione ha proseguito l'esame del disegno di legge di riordino delle funzioni di province e città metropolitane. Inoltre si sono riunite le commissioni urbanistica, sanità e cultura e in congiunta la lavoro e la legalità sul caporalato. Una delegazione delle rappresentanze sindacali unitarie, RSU, della città metropolitana è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dal Presidente del Consiglio e dai capigruppo. I sindacati hanno chiesto attenzione ai temi del personale delle province. Ha preso il via al Cinema Romano di Torino la rassegna Rights and the Movie, diritti al cinema, realizzata dal Comitato Regionale per i Diritti Umani con AIACE. 8 pellicole per riflettere sull'affermazione e la negazione dei diritti umani nel mondo. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale. Sono dei film che trattano gli argomenti che vanno dall'autodeterminazione dei popoli alla lotta contro le diverse forme di discriminazione, alla rivendicazione della libertà religiosa, al diritto, alla libertà di opinione. La Consulta europea ha promosso un incontro sul tema La Blue Economy e il valore della disabilità, esperienze a confronto, per presentare case history del percorso di inclusione lavorativa di disabili autistici in aziende private. Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale. Un momento importantissimo, portiamo a conoscenza l'esperienza di L'Oréal nello stabilimento di Settimo, che da tempo si occupa dell'inserimento di ragazzi autistici. Speriamo che questo percorso virtuoso venga replicato. Un gruppo di studenti del Centro Internazionale di Formazione delle Nazioni Unite in visita a Palazzo Lascaris è stato ricevuto dal presidente dell'Assemblea regionale. Ha poi assistito a una lezione sul sistema ad evidenza pubblica tenuta da funzionari del Consiglio. La musica di Johann Sebastian Bach in luoghi della memoria torinesi. L'iniziativa è del Museo Diffuso, che con il Comitato Resistenza propone concerti nella sede del museo, al Teatro Torino, nella sinagoga e nel rifugio antiaereo di Piazza Risorgimento. I paesaggi urbani del Piemonte sudoccidentale del XIII e XIV secolo sono tratteggiati nel volume Borghi Nuovi, presentato a Palazzo Lascaris. Lo studio è stato sostenuto dal Consiglio regionale. Rinaldo Comba, Università degli Studi di Milano. Le nostre intenzioni, questo libro dovrebbe essere il punto di partenza di una valorizzazione di tessuti urbanistici non abbastanza apprezzati o divulgati adesso. Ci sono molti comuni che si danno molto bene da fare, bisognerebbe fare poi un po' sinergia per valorizzare nell'insieme un patrimonio urbanistico che è eccezionale. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.